Per la rubrica Benessere in cucina, questa volta andremo a trattare una bevanda molto conosciuta e molto utilizzata, il caffè, perché in questi giorni abbiamo una campagna di promozione alla bottega di Via Cavour 83, dove andremo a promuovere tutte le miscele dei caffè altro mercato. Che vedete qui in esposizione sono dei caffè di commercio equo e solidale che rispettano quindi la coltivazione in genere biologica o comunque a basso impatto ambientale, rispettano i diritti dei lavoratori. Ci troviamo con delle cooperative di piccoli campesinos nelle diverse parti del mondo. Soprattutto concentrato tra la parte del Centro America, Centro e Sud America e dell'Africa. In questi anni, Altromercato è riuscito veramente ad offrire una gamma, molto variegata, di caffè. E negli ultimi anni si è specializzata sui caffè a monorigine, che vedete su queste confezioni in nero, che hanno una provenienza unica e ben precisa di un territorio, quindi avremo il Messico, avremo il Nicaragua e l'Etiopia, che sono i tre caffè a monorigine. Ha continuato poi la tradizione delle miscele, che vedete qua, la miscela pregiata, che comunque è un 100% arabica, la miscela classica, che è arabica e robusta. La miscela bio, una miscela nuova che si tratta del caffè manifesto che raccoglie un po' le miscele dei diversi produttori, ma che nella confezione viene indicato in modo preciso tutte le caratteristiche della filiera del caffè. E abbiamo anche un decaffeinato biologico, quindi con l'estrazione esclusivamente ad acqua, perché nella normativa del biologico è solo ammessa l'estrazione della caffeina, di una percentuale della caffeina con l'acqua, e poi anche una bellissima confezione in latta con alcune storie raccontate e che può diventare un ottimo regalo. Quindi noi abbiamo la possibilità di poter assaggiare un caffè veramente buono dal punto di vista organolettico, perché proviene proprio da realtà molto piccole in cui la coltivazione è curata nei minimi particolari. E quando parliamo di coltivazione di piccoli produttori, intendiamo che ci troviamo di fronte a dei giardini del caffè, un po' come i giardini del tè. Non ha delle coltivazioni intensive ed estensive. In genere sono coltivazioni di altura, quindi di montagna, che questo permette di dare ancora un plus valore ai nostri caffè, e giardini del caffè perché le coltivazioni del caffè sono insieme ad altre coltivazioni che servono per il sostentamento delle singole comunità. Altre coltivazioni che molte volte portano a fare ombra alle piantine di caffè, alle piantagioni di caffè, e che in qualche modo permettono di non erodere il terreno, di renderlo umido, di favorire al massimo, quindi di alta qualità, garantendo quindi anche la possibilità di avere dei gusti medio-alti e un buon caffè da tutti i punti di vista garantisce la sostenibilità delle singole comunità, quindi il lavoro dei campesinos, un giusto prezzo, il quale viene garantito nel tempo perché abbiamo delle relazioni delle relazioni commerciali che non sono di un anno, 2 anni, ma che avvengono su un periodo molto più lungo. Ed inoltre la possibilità di avere con una giusta retribuzione quello di sviluppare dei progetti sociali all'interno delle singole comunità. Pensiamo a Usiri in Messico, qui ci troviamo veramente su un territorio montano molto elevato ed è una comunità ormai attiva da oltre 40 anni che sta lavorando anche sul discorso del cambiamento climatico, in quanto il caffè è una delle piante che ha subito maggiormente le ripercussioni negative del cambiamento climatico e stanno attuando tutta una serie di rotazione, di attenzione
alle piante antiche, alle piante più robuste, all'irrigazione in un certo modo, per riuscire a fronteggiare un problema che è quello del cambiamento climatico, che ha portato negli ultimi anni proprio a una diminuzione di produzione. In questa fine mese vi aspettiamo in bottega perché è un lancio che facciamo di tutti i nostri caffè con un 20% di sconto sull'acquisto di 3 caffè a vostro gradimento. È il momento buono per poterli assaggiare, provare e possono diventare veramente un caffè buono per noi che lo consumiamo e buono per chi lo ha prodotto, per chi lo produce in una filiera etica e virtuosa.